Gesù risorto. E se fate silenzio possiamo ascoltare, vedere e vivere bene insieme in questo momento. D'accordo? Siete contenti? Siete contenti? Avete voglia di vederlo? Sì! E allora, silenzio, ascoltiamo. Fino a quando ve lo dirò io, state in silenzio e ascoltate. L'annuncio della risurrezione presso la tomba. Facendo riferimento al Vangelo di Luca, al capitolo 24, dai versetti 1 al versetto 12. Il primo giorno della settimana, di buon mattino, le donne si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato. Maria, Anna, venite, andiamo al sepolcro, dove c'è Gesù. Vogliamo conoscere i nostri profumi per profumare il suo corpo. Sì, andiamo, andiamo in fretta al Può essere, può essere. No, 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 no.
tutti crediamo. No, non è vero. Forse macchinatosi, vide soltanto le lenti. E ritornò a casa meravigliato per la caduta. È risolto! Che ne dite, ragazzi? Non abbiate paura. Scacciate la paura del sepolcro vuoto. Gesù di Nazareth è risorto e vive in mezzo a noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Cantiamo insieme l'alleluia, ci alziamo in piedi. Alleluia, alleluia. Thank you.